Troppi no pronunciati da Messineo, dall'accordo di co-marketing all'uscita dal distretto turistico. Il Comitato per il monitoraggio e la salvaguardia dell'aeroporto di Trapani ha avviato una petizione per chiedere la rimozione o le dimissioni dell'ex magistrato palermitano. Il Comitato, dopo aver inviato nei giorni scorsi un dossier al commissario in cui venivano analizzate le ricadute positive per il territorio, è passato ai fatti. In questo momento i cittadini rilevano diversi problemi, non solo il problema del distretto, della non adesione al distretto o del comarca, ma la città versa in condizioni veramente pietose, purtroppo lo devo dire, e quindi abbiamo un'emergenza veramente sociale e civile da affrontare, al di là del fatto dello sviluppo economico turistico. Voi siete convinti che davvero Ryanair sia l'unica soluzione per questo aeroporto? Beh, non è l'unica soluzione, ma è sicuramente la strada giusta per poter continuare un percorso che è iniziato 7 anni fa e che ci ha portato sicuramente a degli investimenti importanti sul comune di Trapani, ma su tutta la provincia, e soprattutto una consapevolezza dei cittadini e degli imprenditori di questo territorio che è stata raggiunta ed è stata maturata proprio grazie all'investimento di Ryanair. È ovvio che oltre a Ryanair siamo interessati a tutte le altre compagnie low cost, perché l'aeroporto si presta tantissimo per questa tipologia di vettore. Accanto ai cittadini e agli operatori turistici, anche Confagricoltura. Nella sede di Via Vespri, ieri sera, si è riunito il comitato e sono stati distribuiti i moduli per la raccolta delle firme. È una petizione che manderemo al Presidente della Regione Sicilia, perché il commissario Messineo legittimamente dal suo punto di vista ha deciso sia di uscire dal distretto sia di non aderire al co-marketing, e questo sta creando sicuramente problemi per lo sviluppo futuro del nostro territorio.